grazie all'idea di Sergio Trizza e grazie alla possibilità che ci è stata data dal presidente dell'US ACLI, Alfredo Cucciniello, che ha contribuito in maniera fattiva all'evento. Ringraziamo anche il sindaco Gianluca Festa di essere presente e di aver dato il suo contributo alla rappresentazione, che è significativa e importante perché sono 3 giorni di festa per la città e per i bambini, per questi fanciulli che hanno bisogno di vivere in prima persona la città. Ringraziamo il presidente del CONI, il presidente Saviano, di aver garantito la sua presenza anche questa volta. Trezza, che è l'ideatore e il coordinatore dell'evento, e il segretario generale della CISL Prignasagno, Fernando Vecchione, che con il suo contributo ha fatto in modo che fossero anche garantiti gli sponsor della ZUEG e Mister Day alla rappresentazione, quindi verranno omaggiati i bambini di tutti i gadget dei quali gli sponsor hanno fatto loro hanno fatto dono. Questa iniziativa per la quale ancora una volta diciamo grazie a Sergio che ne è l'ideatore, persona che con tenacia e impegno ripete da anni questa iniziativa molto importante per la nostra città. Come diceva la coordinatrice, ci ritroviamo dopo anni di difficoltà dovuti alla pandemia, è un segno di ripresa. Io credo che proprio nella pandemia e nel periodo in cui sono state limitate le attività di socialità, questa iniziativa assuma un valore aggiunto. Io non so se capita anche a voi, a me capita, comunque leggiamo ogni giorno sui giornali oppure sui social di episodi che riguardano le giovani generazioni. Io credo che la costrizione tra le quattro mura di casa, a cui molti dei nostri ragazzi si sono stati costretti nel periodo della pandemia, abbia generato dei fenomeni di solipsismo, di solitudine, di aggressività, con i quali faremo i conti, li stiamo già facendo, ma faremo i conti anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Per cui iniziative, sì, una 3 giorni, ma non possiamo fare di più. Iniziative come queste servono sicuramente a ricreare uno spirito, diciamo, almeno di buona vita insieme agli altri. È un compito che ci assumiamo come associazioni della società civile, ma che diciamo, riguarda un po' tutte, o dovrebbe riguardare un po' tutte le agenzie educative, perché c'è veramente da ricostruire. L'ultimo ringraziamento, e poi mi taccio, è alle istituzioni che hanno patrocinato l'iniziativa, al Comune, alla provincia di Avellino e anche agli sponsor che hanno supportato l'iniziativa, che rendono possibile limitare i costi e limitare anche per gli utenti e chi fruirà dell'iniziativa veramente la giornata al costo di un giro di giostra, che mi pare anche facendo i conti con diciamo, la quotidianità è un fatto da non trascurare. Quindi ancora grazie a voi per la presenza. Come diceva il collega prima Cucciniello, che il periodo della pandemia, il periodo del Covid, questi bambini purtroppo sono stati costretti a essere rinchiusi in casa. C'è stata una didattica a distanza e vuoi o non vuoi, gioco forza, questi bambini ne hanno risentito tantissimo. Oggi, a distanza di qualche anno, l'amico Sergio Trezza, che ci conosciamo da oltre 40 anni,
mi ha interpellato e voleva fare di nuovo questo ripristino di questo Bimbo Days, questa bellissima iniziativa per i bambini. E sinceramente, come organizzazione sindacale, noi non è che diciamo ci lavoriamo con i bambini, perché come organizzazione sindacale teniamo per i diritti e per le tutele dei lavoratori. Però era giusto dare un sorriso a questi bambini. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso, anche con il comune di Avellino, qui c'è l'amico Gianluca Festa, sindaco di Avellino, abbiamo fatto una bellissima iniziativa al centro sociale di Avellino, dove abbiamo donato delle uova pasquali per i bimbi ucraini, bimbi che sono scappati dalla guerra dalla sera alla mattina dal loro territorio, e quindi abbiamo cercato di dare un sorriso a questi bimbi donando delle uova pasquali. Quest'anno sinceramente abbiamo cercato, tramite le amicizie e gli sponsor, innanzitutto voglio ringraziare il direttore di stabilimento della Vicenzi Group, Mr. Day, il gruppo Mr. Day ex Parmalat, che ci darà una costante fornitura per quanto riguarda queste merendine. E abbiamo cercato anche di fare un piccolo connubio relativo alla salute dei bambini, quindi una merendina abbinandola con un succo di frutta. E chi meglio di questa azienda, che l'abbiamo sulla provincia di Avellino, sul territorio di Leucosano. E ringrazio anche il direttore di stabilimento, il dottor Raffaele Grieci, che si è messo subito a disposizione. Non la faccio lunga, e quindi automaticamente diciamo, ci auguriamo che il tempo ci accompagna, anche perché le iniziative che ha messo in pista l'amico Sergio sono delle iniziative bellissime, importantissime. Cerchiamo di regalare un sorriso a questi bimbi. Ringrazio Sergio Trezza, sindaco di Avellino, e l'amministrazione tutta per questa ulteriore possibilità di dare sviluppo alle attività per i più piccoli, perché molto spesso dai media nazionali si leggono appunto delle statistiche, a volte anche false, come ho dimostrato in alcune occasioni, che la vivibilità dei nostri piccoli nelle città del meridione è abbastanza bassa. E quindi applaudiamo all'idea geniale che ha avuto Sergio Trizza per organizzare questa manifestazione, e lo ringrazio per il coinvolgimento del mondo dello sport ufficiale. Noi saremo presenti con alcune società e sodalizi sportivi, le più disparate, e organizzeremo appunto queste attività per i più piccoli. Passeranno dai gonfiabili a un'attività più pratica, quindi per creare un discorso completo di offerta, chiamiamola formativa in senso lato. Questo è tutto, non vorrei tagliare tempo agli altri, perché so che poi il sindaco preparerà bene le conferenze stampa e quindi parlerà abbastanza, non voglio togliere del tempo naturalmente sia al sindaco che a Sergio Trizza, che ringrazio ulteriormente per l'invito che ci ha fatto. Non c'è cosa più bella del sorriso di un bimbo, non c'è cosa più bella di una famiglia che partecipa, vive la città utilizzando i luoghi di Avellino che finalmente non sono stati riscoperti, finalmente sono stati riamati. E direi che c'è anche grande soddisfazione per questo ritorno alla normalità. Guardate, prima Alfredo ha fatto riferimento al periodo che abbiamo attraversato, che è stato complicato. Sembrano passati 100 anni, in realtà di fatto pochi mesi. Però qual è il segnale vero di ripresa? Recuperare, come diceva anche Tiziana, tutte le vecchie abitudini, quelle manifestazioni, parlo di Avellino, che rappresentano un punto fermo. Noi abbiamo avuto in questi giorni anche la riapertura del torneo, ad esempio, a Rione Mazzini, altra tappa storica della estate avellinese. C'è stato Sport Days, che piano piano ha ripreso la sua dimensione naturale. Ovviamente durante la fase complicata è stato fatto un po' in forma ridotta. Riprendiamo con Bimbo Days. Ed è un ritorno alla normalità che innanzitutto ci consegna più tranquillità, ci consegna una città
ritrovata, più felice, e ci consegna, direi, come amministrazione anche un segnale di fiducia, di esortazione rispetto al continuare ad andare avanti. I bimbi, io direi che noi abbiamo da sempre prestato grande attenzione. L'altra sera facevo una riflessione e pensavo alle aree giochi. Ci dicono: ma voi non avete aree giochi? Facendo una riflessione, noi in città abbiamo 2-3 aree giochi per quartiere. Se ci riflettete, poi magari c'è l'atto di vandalismo, c'è il problema degli adulti che, diciamo, con lo spirito troppo da bambini le utilizzano in malo modo. Ma di fatto questa amministrazione ha prestato da sempre grande attenzione al senso di famiglia e al divertimento dei bimbi. Anche la riapertura del nido significa dare una risposta ai bimbi e alle famiglie. E Bimbo Days, per quanto riguarda la parte ludica, io ricordo gli anni in cui eravamo in giunta, io e Sergio Trezza con la ruota, ovviamente ci andiamo cauti quest'anno, magari il prossimo vedremo, ma gli anni della ruota e del trenino hanno fatto storia in questa città e noi vogliamo tornare a quegli anni. Quest'anno nel frattempo abbiamo anche immaginato, anche questo simbolicamente, l'utilizzo della parte centrale della città, cioè Piazza Libertà, non è più un totem rispetto ai bimbi, e abbiamo voluto con i gonfiabili, mega gonfiabile, abbiamo voluto far sì che i bimbi la vivessero, perché è diventata molto più vissuta, ma ancora non dai bimbi. Attraverso, diciamo, questa iniziativa anche i più piccoli cominceranno a conoscere il cuore della città, che non deve essere una esclusiva, ma una inclusiva. Un luogo frequentato da tutti, dai più piccoli ai più grandi, amato da tutti, e un luogo che determina il sano divertimento per tutti. Grazie e buon lavoro. Grazie. Sono Sara Santulli, responsabile della ludoteca Ollalla di Monteforte Irpino. Innanzitutto ringrazio Sergio per avermi dato questa possibilità. Non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti per caso e devo dire la verità, mi ha messo al centro dell'attenzione e lo ringrazio ancora oggi. Noi cureremo l'area baby con 4 gonfiabili, cavalcabili, costruzioni. Daremo la possibilità alla fascia diciamo dei bambini più piccoli di divertirsi lo stesso dopo questo periodo, come hanno detto tutti precedentemente, un po' terribile. Vi aspettiamo e in bocca al lupo a tutti e grazie a Sergio ancora. Nunzia Renna per i laboratori didattici. Bambini dai 4 anni in su, faremo dei laboratori con materiali, insomma, facilmente reperibili, quindi faremo laboratori di slime, di pittura, di cucina. L'importante, insomma, è quello di dare spazio alla fantasia e alla creatività dei bambini. Ringraziamo anche noi Sergio Trezza per l'opportunità e speriamo di non deludere le aspettative e soprattutto di far divertire i bambini. Buon lavoro a tutti. Grazie. E buon divertimento. Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto dell'invito, io sono Maria Falciani, titolare di AB Bike Store. Noi metteremo a disposizione una pista ciclabile, quindi ci occuperemo, diciamo, dell'attività ludica motoria e ci saranno degli istruttori, siamo istruttori, insomma, di mountain bike e cicloturismo, e in più ci sarà anche un biomeccanico che metterà a disposizione anche consigli per i più grandi. Per i piccini faremo una pista ciclabile per metterli in condizioni, insomma, di insegnare ad andare in bici in sicurezza e abbracciare il mondo, insomma, della ciclabilità e dell'ecosostenibilità, ancora non pienamente, insomma, vista da tutti in questa città. E sarà, insomma, spero una bella cosa. Grazie ancora e ci vediamo il 23, 24 e 25. Grazie a te. Grazie a te.